Buona vita a tutti. Vi propongo oggi un video di carattere psicologico, nell'attesa di tornare presto alle nostre tematiche esoteriche. Affermare se stessi. Vi siete mai sentiti vittime di altre persone e situazioni e vi è piaciuto? Penso proprio di no. Io fino a 5 anni fa ero lo zerbino di tutti, prima di iniziare questo mio cammino spirituale e psicologico. Poi un bel mattino mi sono svegliata e ho capito che io non ero né volevo essere la persona debole e succube che altri avevano reso tale. Io non ero più disposta a recitare il ruolo che altri mi avevano cucito addosso perché a loro faceva comodo così. A quel punto ho deciso di essere quella che volevo essere, quella che ero sempre stata e di attivare le potenzialità che già erano presenti in me e che chiedevano solo di venire alla luce. Quello che per altri è stato un cambiamento e per me invece solo un disvelamento ha disorientato chi mi viveva vicino, ma per me ha costituito un benefico stravolgimento della mia vita, perché finalmente non vi era più dissonanza tra il mio modo di apparire agli altri e quella che io ero davvero. Interiormente, voglio dire che il fatto di essere buona, gentile e disponibile agli altri, non significava assolutamente essere disposta a diventare vittima di maltrattamenti fisici, psicologici o subire atti di maleducazione. E mi riferisco con questo, non soltanto a livello, lavorativo, ma anche a quello privato. E buono in generale non è sinonimo di debole, bontà non significa debolezza, anche se a molti fa comodo che sia così. In questo video vorrei darvi alcune indicazioni, alcuni suggerimenti, alcune tecniche per affermare noi stessi e imparare a dire no a ciò che nuoce alla nostra integrità fisica, psichica e morale. Molte persone si lamentano del fatto di non saper dire di no, per le conseguenze negative che questo comporta, nella vita privata e in quella professionale. Ad esempio, la sensazione di non essere stimati e rispettati come, meriteremmo. Tutto questo comporta un calo nell'autostima, rabbia, delusione, scoraggiamento, frustrazione. A questo punto, si cade in un circolo vizioso che ruota intorno a tre sentimenti negativi, dubbio, paura e senso di colpa. Ci si chiede, ad esempio, a che punto, avremmo dovuto stabilire un limite. In un buon rapporto, infatti, i conflitti, sono indispensabili, non devono però, degenerare in diverbi, in scene, in urla, né significare una sconfitta personale. Molti però cercano di evitare, i conflitti, accorgendosi successivamente, che ogni concessione fatta per, evitare per l'appunto un conflitto, alimenta in realtà l'astio. Tutte queste concessioni, infatti, vengono immagazzinate e contabilizzate dal nostro inconscio e prima o poi emergono. Il conflitto, non risolto, esplode infatti con una violenza e con una aggressività, proporzionali al tempo in cui tutto questo è rimasto latente. Non si può non dire mai, di no. A un certo punto bisognerà stabilire dei limiti. Nel frattempo, se non diciamo di no agli altri, diciamo di no, a noi stessi, al rispetto verso la nostra persona, verso i nostri bisogni, verso i nostri desideri, verso, i nostri limiti. Nel momento in cui rifiutiamo, di prendere in considerazione la possibilità di un confronto, permettiamo all'altro di occupare tutto lo spazio disponibile nel rapporto.
Il solo modo per evitare e quindi di farsi schiacciare da questo gioco di potere è giocare anche noi a nostra volta. Conflitto non significa necessariamente violenza e aggressività. Inoltre, i conflitti rappresentano una componente naturale della vita di gruppo e sono indispensabili per rispettare l'individualità e lo spazio personale. È importante quindi saper porre dei limiti agli altri. I limiti hanno infatti delle valide ragioni di essere. Servono a definire la nostra identità e a far rispettare i nostri valori e i nostri bisogni. Abbiamo dunque delle ottime ragioni, ripeto, per porre dei limiti agli altri, ma anche talvolta a noi stessi. Ma per riuscire a stabilire dei limiti dobbiamo imparare a conoscerli. Ciò che deve rimanere inaccettabile è l'offesa alla nostra identità, alla nostra integrità fisica e morale, l'assenza di rispetto verso gli esseri umani e verso il loro senso del sacro, le minacce alla salute e il senso di onnipotenza. Spesso non riusciamo a porre dei limiti agli altri, non riusciamo a dire no a causa dei danni derivanti da una educazione troppo rigida e troppo repressiva che ci hanno dato i nostri genitori, che magari erano dei conservatori, e ci hanno impedito di sviluppare la nostra parte adulta, imponendoci quando eravamo bambini divieti continui. Vi suggerisco un esercizio molto valido che io ho fatto mio e faccio spesso. È un esercizio molto valido per staccarvi dal bambino che siete stati e diventare adulti. L'esercizio che vi propongo è preso da questo libro molto carino che ho divorato, ho letto in un'ora, Affermare se stessi e dire di no. Sedetevi comodamente su una poltrona, non sul letto perché altrimenti vi addormentereste. Rilassatevi per qualche istante, chiudete gli occhi, ascoltate i rumori e portate l'attenzione al vostro respiro che deve essere ampio, calmo e regolare. Create sullo schermo delle vostre palpebre, le vostre palpebre chiuse, un paesaggio che vi piace e che simboleggi per l'appunto la calma interiore che voi state provando. Immaginatevi quindi adulti, come siete, mentre percorrete a ritroso lo spazio temporale che vi separa da quando eravate bambini. Incontrate a questo punto, visualizzate il bambino che voi eravate, quella parte di voi che teme tanto la disapprovazione degli adulti, e degli altri. Questo bambino è molto piccolo, osservate cosa succede nella sua esistenza. Di sicuro a questo punto ritroverete dei ricordi dimenticati di quando eravate bimbi. Presentatevi a questo bambino, a voi stessi da bimbi, tendete le vostre braccia al bambino che eravate, ditegli che siete disposti a coccolarlo e ad adottarlo. E ditegli che lo amate in maniera incondizionata e che con voi avrà finalmente il diritto di essere se stesso. Ditegli che non dovrà più aver paura di non ricevere amore se non farà quello che i genitori gli chiederanno di fare, perché voi lo difenderete sempre. Ditegli tutto quello di cui ha bisogno per essere felice, abbracciatelo forte. Questo momento può darvi una commozione intensa. Io a volte ho pianto, mi sono riproposta di non piangere durante il video, quindi faccio un respiro e cerco di andare avanti. Mi lascio prendere da questa visualizzazione. Ecco, allora, non abbiate paura delle vostre emozioni. Ora immaginate di ritornare al paesaggio con il bambino in braccio. Potete giocare con lui per qualche istante, fargli visitare il luogo. Guardatelo rilassarsi, lasciarsi andare, ascoltate la sua risata cristallina. Avvertite in voi l'istinto di protezione, il desiderio di frapporvi affinché nessuno faccia del male al bambino che voi eravate. Lui finalmente non si sentirà più solo, non gli mancheranno più l'amore e la protezione. Ora,
Vegliate su di lui, è al riparo. Quando vorrete concludere l'esercizio, vi basterà soltanto sbadigliare, stirarvi e aprire gli occhi. Ogni volta che vi ritroverete a confrontarvi con qualcuno, se avvertite crescere l'inquietudine, cullate il vostro bambino interiore, rassicuratelo e mandatelo sull'altalena a giocare, nel paesaggio interiore, dicendogli: va a giocare, non preoccuparti, questa storia non ti riguarda, sono io l'adulto a dovermene occupare. Verrò a cercarti quando avrò finito. Quando il bambino interiore è protetto, ne trae giovamento non soltanto l'autoaffermazione, ma anche il trattamento di tutti gli stati d'animo quotidiani. Un ottimo mezzo di affermazione personale consiste nello sviluppare l'abilità di dire le cose con tatto ed efficacia, così non rischieremo più di ferire gli altri, opponendo il nostro rifiuto alle loro richieste. Inoltre, è bene non fornire più motivazioni fasulle al nostro rifiuto di fare qualcosa, perché in questo caso, nella maggior parte, infatti, il nostro interlocutore non insiste perché magari è cortese, però ha capito che mentiamo e dunque a quel punto non conserva più una buona opinione di noi. Ci trova, infatti, e ha ragione, e vigliacchi e menzogneri. È importante quindi dire semplicemente di no, sinceramente, con semplicità e con tatto e buona educazione. E un altro suggerimento importante è quello di non giustificarsi più. Scusa non richiesta, accusa manifesta, dice un proverbio. E ogni volta, infatti, che ci giustifichiamo, ci dichiariamo, colpevoli. Ricordiamo inoltre che, nella vita ci sono dei momenti in cui il rifiuto è d'obbligo. In primo luogo, quando la richiesta o il comportamento di colui che ce la fa è inaccettabile. In secondo luogo, quando desideriamo, che cessi, una situazione a noi non più conveniente o che non lo è mai stata, e alla quale non avevamo osato porre fine sino a quel momento. È sempre possibile pronunciare un no definitivo, mostrandoci comunque comprensivi. È il primo no, è quello che conta, e gli altri si riveleranno via via più importanti, ma anche più semplici. E quando saremo in grado di dire no, i nostri sì diventeranno incredibilmente gustosi, incredibilmente belli, perché saranno dei sì veri, dei sì autentici. Il video è finito, spero abbiate gradito anche questo video a carattere psicologico, perché la psicologia non è poi così lontana dalla magia. A presto con altri video esoterici dalla vostra Patty. Un bacio a tutti e buona giornata!